Caro Enzo, so che ci stai ascoltando e vorrei dirti, come vorrei dire a tutti coloro che ci ascoltano, che non è un caso se siamo amici da 30 anni. Non è un caso perché, al di là delle cose che ci uniscono, delle affinità, anche di quell'umorismo di cui parlava prima Gigi, ci sono altre cose. C'è un'indipendenza che ognuno di noi ha e alla quale tiene moltissimo. C'è una libertà che per noi è importante e per te in questo momento più che ogni altra cosa, e c'è una onestà, onestà professionale e nella vita. Ora, evidentemente queste cose le possiamo dire noi che siamo tuoi amici, però io ho riscontrato una cosa che mi ha veramente piacevolmente sorpreso. Quando abbiamo preparato una lettera che è stata poi pubblicata dalla Repubblica, che era un appello intitolato «E se Tortora fosse innocente», che voleva rispondere un po' a tutte le insinuazioni, le indiscrezioni a senso unico che erano uscite nei primi tempi della tua carcerazione. Ebbene, abbiamo trovato una disponibilità entusiastica da tante persone che non ti conoscevano, come ti conoscevamo noi, ma non solo nei confronti tuoi, ma del tuo caso, avevano mostrato quella grave perplessità, erano sconcertati da quello che stava succedendo e si erano posti la domanda: se accadesse anche a noi, se accadesse anche a noi che qualcuno ci accusa, come avviene nei tuoi confronti, e non possiamo difenderci perché il segreto istruttorio ci impedisce di poter fare una difesa valida, c'è una carcerazione preventiva che ci impedisce di difendere noi stessi. Ebbene, io vorrei leggere alcuni dei nomi di persone che hanno aderito a questo appello e credo che sono persone che tutti voi stimate e che rappresentano nel mondo della nostra cultura, del giornalismo, dei nomi di primo piano. Vorrei leggerne solo qualcuno. Domenico Bartoli, via via con un'escalation che porta al traffico di droga, ma sappiamo che nel tuo caso tu non provieni dall'ambiente della malavita. L'altra cosa potrebbe essere una difficoltà finanziaria, che alcuni dicono, ma quando è andato via dalla RAI ha avuto un periodo difficile. Abbiamo sentito le testimonianze che tu lavoravi moltissimo, ci sono i conti disponibili di quanto guadagnavi in quel tempo, nessuna difficoltà finanziaria. Oppure può diventare uno spacciatore di droga chi è un utente di droga, chi la usa per sé e si trova coinvolto in questo traffico. Ma sappiamo tutti che tu non solo non usi droga, ma non fumi. Sei un personaggio, e vorrei portare qui la mia testimonianza, di un uomo che è sempre stato un pantofolaro in sostanza, è sempre stato in casa la sera a leggere i suoi libri, non sa ballare. E sarebbe questo l'uomo introdotto nel mondo dello spettacolo, dei night, non è mai andato a un night club. Ricordo che alle volte, quando andavamo a casa sua la sera, lui a un certo punto sbadigliava e andava a dormire, ci lasciava lì. E io una volta ho protestato, ho detto, senti, almeno per così cortesia per i tuoi ospiti, non andare sempre a letto, qualche volta rimani anche con noi. E allora lui, per scusarsi, la volta dopo è venuto a cena a casa mia, vestito impeccabilmente, in doppio petto, e sopra aveva la vestaglia. Ecco, questo sarebbe l'uomo introdotto nel mondo dei night e della malavita milanese. Bene, senti Enzo, noi siamo qui che stasera, in fondo, ritroviamo così certi momenti e sono sicuro che li ritroveremo ancora insieme molto presto. Ciao.